dati ufficiali di YouTube evidenziano che la notizia.tv dal 12 giugno 2008 ad oggi ha totalizzato 1.861.764 visualizzazioni. Ci avviciniamo ai 2 milioni di visualizzazioni. Grazie a chi ci segue da ben 14 anni. Ecco, allo street food di Lendini non c'è posto per tutti. Ecco, è così. Certo che è così. Vorrei raccontare un aneddoto che mi è successo in questi giorni. Io sono un ambulante di Lendini. La maggior parte dei lendinesi mi conoscete tutti, sono un venditore di castagne e di frutta secca. Avevo domandato un posto dentro questo comprendorio della peste, e non che mi è stato negato, non rientravo nei cose che già erano state assegnate. Quindi avevo chiesto fuori del comprensorio della peste food e mi sono messo alla rotonda accanto dove c'è quello che vende la rotonda, parliamo di piazza Beneventano. Piazza Beneventano, perfetto, dove c'è quello che vende orologi e cose di oro. È venuto un ragazzo che io non so chi è e mi ha negato di mettermi in quel posto là, che quel posto secondo me era competenza dell'amministrazione. Voglio dire che i vigili urbani nei miei confronti si sono comportati benissimo e da signore. Anche lei era all'esterno dell'area dello street food, quindi in un solo comunale. Un solo pubblico. E mi è stato negato di mettermi in quel posto là. Mi ha mai fatto mettere distante. Io voglio dire una cosa. Ho speso 300 euro di castagne. Sabato sera, in tutta la serata, ho guadagnato 15 euro. Voi mi dovete dire, un ambulante, che sta là per guadagnare 10 euro, non 1000 euro come certe cose che si stanno là dentro, che guadagnano in due giorni 10 milioni, 20 milioni, e se le portano via. Guadagno 10 euro, 20 euro, e mi è stato negato. 20 milioni delle vecchie lire parliamo. Anche 20.000 euro di quelli in euro. Quindi io non lo so, sono imbarazzatissimo. Scusate. Quindi possiamo dire che a Lendini è difficile lavorare. Ci sono lendinesi di serie A e lendinesi di serie B. Per alcune persone, perché nei confronti dell'amministrazione, ripeto, l'amministrazione e i vigili urbani, lo sottolineo, sono state delle degne persone a disposizione e hanno lottato per concludere qualcosa, ma non ci sono riuscite. Grazie. Ecco, questi sono dei brasieri che sono messi in via Garibaldi accanto agli stand. Poco fa il presidente della Prologo di Lendini, Santo Stefano, mi diceva che lui era intervenuto contro quell'ambulante, lo ha fatto spostare per motivi di sicurezza. Motivi di sicurezza perché un venditore di caldaroste poteva causare fumo e incendio. Ma noi vediamo qua che fanno panini e addirittura hanno i bracieri accanto che fanno fumo e potrebbero causare incendio. Ecco, vedete gli stand, quindi c'è una discriminazione. Ai venditori di panini con hamburger e salsiccia è consentito arrostire e fare fumo in piena via Garibaldi, mentre l'ambulante che si era piazzato in piazza Beneventano è stato costretto a spostarsi e quindi a mettersi in una zona più lontana perché causava fumo e rischio di incendio. Quindi due pesi e due misure. Il presidente della Prologo, oltretutto, non aveva i titoli per fare spostare l'ambulante che abbiamo ascoltato, perché era dovere, casomai, andare dai vigili urbani
e sarebbero stati i vigili urbani a fare spostare l'ambulante, ma non il presidente della Proloco, che oltretutto non ha nemmeno l'autorità di fare questo. Eppure a Lendini si fa questo ed altro. Dati ufficiali di YouTube evidenziano che la notizia.tv dal 12 giugno 2008 ad oggi ha totalizzato 1.861.764 visualizzazioni. Ci avviciniamo ai 2 milioni di visualizzazioni. Grazie a chi ci segue da ben 14 anni.